L'ora esatta di Radio Città. Sono le 18 e 3 minuti. Radio Città, ci siamo noi a tenervi compagnia. Lascerò tutti i miei figli ad un futuro incerto. Mangerò composta a tavola con mani giunte. Piangerò con discrezione senza darne l'occhio. Dormirò come se fossi morta. I'll say fuck you. C'era una volta una promessa, una carezza, un binocale come una fortezza. Chiamarti la mia principessa. C'era la fretta del taxi giù che aspetta, ma non vuoi andare. C'era una foto di noi al mare, c'era un vuoto che puoi colmare. Gelati e fin da noleggiare, c'era togliersi i vestiti e poi volare. C'era la gelosia e tu che te ne andavi, e correre da te quando per magia mi chiamavi. Pregherò finché tu possa avere tutto ciò che vuoi. Soldi, macchine, una donna al giorno e la possibilità di avere tutto e subito, senza aver bisogno di essere mai perdonato. Mondane stare composto, il mio bere fumare che volevi cambiare ogni costo. C'erano scene di panico senza motivo, e il tuo essere isterica per il modo in cui vivo. E farmi stare simpatica la tua amica più idiota, la filosofia del tuo maestro di yoga. Poi c'era l'emicrania, i sospetti, i silenzi, io il mare più in montagna, c'era parlare lingue differenti. A seconderò ogni tua perversa inclinazione, proverò ad interpretare ogni tuo malumore. Sarò pronta accanto a te quando verrà il momento, quando il tempo ti restituirà quello che hai dato. Mi vedi, sono caduto in piedi, ci credi? Non ti cercherò. Ho tolto le foto dalle pareti, nei miei sogni segreti non ti vedo. E a dormire ci riesco, esco quando mi va. Avevo abbondanti sorsate di libertà, faccio stordanti risate con gli amici al bar. Su come ero spento quando perdevo tempo stando con quella là. Spumi nella memoria, non ti penso mai. E ogni menino di fare soffrire ci insegna la storia. Pagherai. E so che ogni rispetto
sarai. E so che tanto di meglio non troverai. Mai, ho due parole, una bombola spray. Fuck you! Per quando tornerai, I say fuck you. You will never know what is turning my mind. Fuck you. So you better watch out. So you better watch out. Servizio dell'assessorato trasporti della Regione Campania con l'Automobile Club d'Italia. Bentrovati all'ascolto da Espedito Pistone, al consueto appuntamento con le previsioni del tempo realizzate per noi dall'area meteo della Protezione Civile della Regione Campania. La pressione è in graduale aumento sull'Italia ed anche sulla Regione Campania grazie all'espansione sul Mediterraneo centrale di un anticiclone nordafricano. Ecco lo scenario di sabato 16 giugno. Cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, venti deboli variabili, mare poco mosso, temperature in generale aumento con massime superiori ai 30 gradi. Questo lo scenario di domenica 17 giugno, cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, venti deboli variabili, mare quasi calmo o poco mosso, temperature in ulteriore aumento che si portano su valori decisamente superiori a quelli medi del periodo. Ecco lo scenario di lunedì 18 giugno. Cielo sereno su tutta la regione, venti deboli, mare poco mosso, temperature elevate su valori decisamente superiori a quelli medi del periodo. Grazie per averci seguito, a risentirci presto. La puntata ce la cantiamo, dai. Certo, e dai patrimonio. Dumbecilli. Signori, ma soprattutto signore, buonasera e bentrovati anche oggi Radio City Planet da Mario La Monaca, 18 e 11 minuti primi, venerdì 15 giugno 2012, l'ultima puntata della stagione regolare, della regular season di RCP, si completa oggi. Buonasera al mio patrimonio preferito, Gianluca Usain, Omar Francesca. La tua sigla, Gianluca. L'ultima volta che l'ascoltiamo in questa stagione. Come stai? Sto, esatto, 7:30, sto bene. Legittimo e reale. Bene, come dicevo, oggi sono le ultime due ore di diretta per RCP, torneremo poi a settembre, ma non mancheranno le sorprese durante l'estate, come non mancheranno le sorprese in questa puntata, perché oggi, per questo venerdì, per chiudere in bellezza, abbiamo in studio Vincenzo Colella, in arte Vincela, che oggi ci presenta in anteprima quella che sarà la sua mostra a partire da domani, con tanto di vernissage, presso lo spazio RU, che è uno spazio allestito ad hoc in via Paga, per appunto esporre le sue opere. Ciao Vincenzo, benvenuto. Buonasera. Grazie per essere con noi, ti chiamo Vincela perché insomma è giusto che sia così. Tra un po' ci racconterai un po' la tua arte, anche se spero che abbiate già avuto modo di conoscerla anche per la varia comunicazione che abbiamo fatto durante le varie puntate di RCP, per presentarvi questa mostra che parla dell'emarginazione, giusto? Questo possiamo cominciare da dire, sotto diverse forme e aspetti, ecco, cioè ce ne sono tanti, voglio dire, i tuoi dipinti bene rappresentano anche quello che è il concetto stesso di emarginazione oggi nel 2012, cioè lo so, il tema è bello che è delicato, ma cercheremo di stemperarlo con la follia del patrimonio che oggi soffre uguale a ieri. Però ieri non sappiamo quanto ha sofferto, lo scopriremo oggi nell'apposito spazio. Nello spazio dedicato.
dedicato. Devi sapere, Vince, che lui ha uno spazio qui da RCP che si chiama Quanto soffre per amore Gianluca. Ogni puntata. Con la coppietta rosa. Sì, sì, esatto. È apposta. Tutto, non lasciamo niente al caso. Tutti i dettagli studiati. Oggi, oltre che presentarvi le opere di Vincenzo, di Vinceda a Radio Città, tra l'altro vi ricordo che il vernissaggio ci sarà domani alle 19. E la mostra durerà fino al 14 luglio, sì. Giusto? Me lo ricordo sì. A memoria, non voglio di niente. Oggi ospiteremo anche in collegamento telefonico Giorgio Prete, che è il batterista degli After Hours, che ci presenta Padania, il nuovo disco della band milanese, il decimo album in studio. Sono in pieno tour, oggi però hanno dovuto annullare una data a Ferrara a causa terremoto, ma saranno invece live a Radio Popolare subito dopo la nostra chiacchierata. Abbiamo fregato pure Popolare Network, che sarà la grande, esatto. E ci racconterà Padania l'ultimo disco degli After, tra mille polemiche, sai, che si sono dette. In realtà il concetto di Padania che hanno gli After è tutt'altro rispetto a quello di Bossi, Belsito, La Lega e quello che è successo. Veramente, insomma, è stato anche un po' profetico come disco, perché come l'hanno pubblicato, non si è capito niente. Lingotti, Cartella Family, Bossi, insomma, avete sentito quello che è successo. Non parleremo di calcio, che oggi non ce ne frega. Parleremo però di grande musica, con tante novità musicali e un po' di cavalli di battaglia, visto che è l'ultima puntata della stagione. Mi sembra giusto, sai com'è, mettere anche un po' di pezzi che ci hanno fatto ballare in questi 10 mesi. Iniziamo invece con uno dei Garbage, si chiama Blood for Poppies. Io vi ricordo che potete beccare Radio Città in FM in tutto il Sannio, la frequenza è 95.8, audio e video streaming sul nostro sito radiocittà.net oppure via Facebook, dove c'è l'applicazione per ascoltarci e vederci comodamente dalla vostra pagina di Faccia Libro, e c'è anche Tanto di Gruppo, dove ci sono anche tutti i video dei brani che vi passiamo in queste 2 ore. Tra un po' 4 chiacchiere con Vincela sulla sua mostra, ma adesso è Garbage. Too late, I'm too far gone, waiting for God, oh hell.
il ritorno dei Garbage, che tanto piacciono al nostro patrimonio. Oggi ad RCP avete ascoltato Blood for Puppies, si chiama così il nuovo singolo dal nuovo album. Devo subito salutare tutti quelli che hanno già scritto, ma uno su tutti, se no facciamo mattina. Eddie da Milano, che ci ascolta, sempre. Ci vede sempre in streaming. Grazie Eddie, tra l'altro ha già fatto la sua richiesta, l'ultima per quanto riguarda questa stagione di RCP. Ha scelto U2 con Vertigo, ricordi? Beh, tu sei fan di U2. A me piacciono. Esatto, comunque fate anche voi come Eddie, scrivete il vostro SMS al 329-2171-661 o ci telefonate 0824-313673. I contatti web sono sempre gli stessi, link richieste radiocittà.net per i messaggi in tempo reale, oppure via Facebook, c'è il gruppo, c'è l'applicazione e la messaggeria istantanea. Fate pure come volete, che noi andiamo a fare quattro chiacchiere con Vincenzo Colella, in arte Vincela, artista 35 anni, giusto? Sì, giusto. Pure l'età mi ricordo, patrimonio, scrivi poi sai quanto mi devi, no? Comunque in uno spazio creato ad hoc da Archi Attack, che è questo spazio RU, no? Cos'è? Raccontacelo tu che sei parte integrante. Lo spazio RU è praticamente così come i quadri di Vincenzo parlano di emarginati come persone, cioè persone che la società tende a emarginare, tende a tenere all'esterno della società, così anche ci sono nelle nostre città, nella nostra vita quotidiana, degli spazi che la città emargina, cioè che quindi anche diciamo i che lascia un po' a sé, delle strutture dismesse, sì, come sono dismesse i stessi personaggi della mostra. Ecco, sì. Diciamo l'idea di concetto della mostra l'idea è partita da un film, in realtà, che è il film di Tarkovsky, Nostalgia, un film che a me piace molto perché racconta di un uomo, chi lo conosce lo sa bene, racconta di un uomo folle che è uscito di senno, ma dice delle cose sensate, dice delle cose vere, fa una specie di discorso a Piazza del Campidoglio nel quale dice: se i cosiddetti sani hanno portato il mondo sull'orlo della catastrofe, è un pazzo che vi deve dire di tornare indietro, immaginiamoci come siamo, insomma, messi. Va bene, non essere così poi estremi, ma comunque il mondo, insomma, sta... non va bene, decisamente. Per anche perché cose. Voglio dire, avrai anche analizzato la nuova, tra virgolette, orribile dirlo, classe di emarginati che esiste nel 2012, più sì, o meno, no? Sì, poi gli emarginati sono quasi invisibili ormai, insomma, gli emarginati sono un po' tutti, possiamo essere noi normali. Tu hai dato una certa attenzione anche all'aspetto fisico che poi, insomma, genera emarginazione, sì, no? Siamo un'estetica comune che ci porta a dire che lui è bello, io sono brutto, tu sei grasso, tu sei magro. In realtà l'arte poi, nell'arte non dovrebbe esistere questo tipo di distinzione. I canoni estetici cambiano. Quindi... Infatti, immagino che poi, voglio dire, a creare poi lo stereotipo dell'emarginato, o comunque sia a creare questi canoni, abbia contribuito alla comunicazione in genere, TV in primis, no? TV in primis, che poi mette dei cosiddetti sani, dei cosiddetti normali, che ci creano il mito dello stereotipo, dell'estetica, che è una televisione, insomma, che sembra finalizzata proprio a questo sgomento che porta l'emarginato, no? Perché noi viviamo in funzione dello sgomento che ci provoca il grasso, piuttosto che l'ubriacone, piuttosto che il pazzo. E noi abbiamo ragione di essere in funzione del fatto che esistano queste persone. Questo è grave, perché dovremmo esistere e basta, no? In funzione di un grasso dovrebbe esistere un magro. Non è la vita, l'alter ego, insomma, non dovrebbe essere così. Allora io penso che dobbiamo dar voce a queste persone, perché poi queste persone sono quelle che sono più vere in realtà, perché loro sono essenza, sono e basta. Noi siamo perché c'è qualcuno che è diverso da noi. Magari la classica anche purezza che si può trovare in certe persone. Sì, certo, cioè, certo. Molto pasoliniano anche come concetto, se vogliamo. Sono un fan di Pasolini. Siamo in due. Tra l'altro, un'altra cosa che mi accomuna con Vince è il fatto che non ho TV a casa, cioè non ho l'antenna, non vedo televisione. No, ma io sono un consumatore di TV, però non ce l'ho. Quasi una sorte che mi è capitata. Non prende la TV dove sto io, ma questi paesi vicini, ma comunque sono felice che non prenda. È un po' una disintossicazione forzata, che mi catarsi. Sì. Sono contento e ne ho tratto molti giovamenti, tra cui quello di riflettere di più. Tra l'altro mi piace anche
se non vado errato, un'idea d'arte anche molto nordica, anche se non proprio in quel, nel senso puro in cui l'hai concettualizzata tu in questo caso dello spazio Ru, il fatto di prendere zone dismesse, sì. Non so, penso a Berlino o altre città importanti dell'Europa, sì, nella Ruhr, dove si usa insomma fare una cosa del genere. In questo caso invece proprio per sottolineare ulteriormente come dall'oggetto fino alla persona fisica il disagio allo stesso tempo l'emarginazione sia un po' ovunque, lo dicevamo prima, no? Sì, poi ma alcuni potrebbero... insomma potrebbero dire che i miei quadri portano angosce, portano insomma sono un po' macabri, ma in realtà dipende da chi li guarda, chi insomma ha questi canoni, però io accetto tutte le critiche in questo senso e dico che se i miei quadri sono angoscianti, dal canto mio mi angoscio andare all'ospedale perché ho medici che potrebbero curarmi male, certo. Andare a scuola e vedere un professore che mi insegna delle cose da secoli male. Che non le insegna in realtà, oppure andare, non lo so, in qualche ente o in qualche istituzione che mi porta angoscia, perché ci sono i cosiddetti normali che mi angosciano di più dei folli. Allora vorrei fare questa sorta di utopica utopico cambio, mettere un poco questi pazzi tra virgolette al posto di chi si ritiene sano e governa questa nazione, questa regione. Beh, questo... concetto utopico, ma che potrebbe funzionare, secondo visto che poi non credo che siano tanto sani quelli che ci governano. Anche perché ma anche perché poi vado a definire sanità o no, ma anche non è per fare critica o per fare politica, non è il mio. No, la mia intenzione era quella. No, va bene, ma. La tua no, la mia sì. Ma i pazzi poi possiamo... hanno una sensibilità diversa. Ma possiamo, può andare anche male, ma peggio di così, ed è mi ipotizzo che sia difficile. Beh, no, infatti, poi credo che. Alla fine, voglio dire, fare un'opera d'arte a volte corrisponde anche a come fare un disco. Ad esempio, il tema della comunicazione rientra molto anche nell'intervista che faremo dopo a Giorgio Prete, perché nell'ultimo disco si parla anche di quello. Bene, no? Ma io, il problema è questo, che finché questo appartiene alla vita sociale e politica va bene, poi questo discorso è entrato pure in arte. Certo. Problema che anche dei personaggi che somigliano molto a questi politici facciano arte, che dovrebbe essere una cosa scevra da... La contaminazione di sorta di estetica, di cose, anche perché poi abbiamo visto che poi parlavi dei paesi del nord Europa, questi paesi non hanno questo tipo di problema, tant'è vero che ci sono persone che appendono cadaveri in gallerie e quel cadavere diventa opera d'arte. Io non sono contrario, perché? Perché noi i cadaveri li mettiamo in delle tombe che poi ci saldano a ossia con la fiamma ossidrica e ci mettono in dei posti, meglio che il cadavere lo porti, capito? Fine abbiamo delle usanze, delle abitudini, delle tradizioni che sono più bislacche di portare un cadavere in una galleria. Beh sì, abbiamo anche poco senso di che cosa vuol dire anche... Facciamo le effigie di questi santi che sono bruttissimi, sono molto angoscianti. Io sono stato a Montevergine. È abbastanza macabro. C'è una Madonna che mi incute un terrore. Quello è anche fatto ad hoc, perché poi il senso del terrore contribuisce anche a controllare una popolazione, comunque una serie di fedeli. Allora perché poi parlare della... perché poi andare a mettere le mani nell'arte? No, cioè, soprattutto poi quando non se ne ha la competenza, come sto facendo io oggi, però... No. Però tu non sei uno che dice, insomma... Non critico. Cioè, nel politico... Vabbè, lo faccio, ma me lo tengo per me, ecco. Dopo la mia critica la farò, ma in senso positivo. Ti anticipo, ma più che altro con riferimenti che faccio io per la mia ignoranza e che mi vengono naturali, ma solo perché ho visto con i miei occhi. Per adesso Vincela ha anche facoltà di scegliere musica oggi, oltre che raccontarci la sua arte, e ha scelto la stazione di Zima del Grande Vecchioni. Com'è? Così? Ah, è una canzone che mi piace, così, che sentivo a quest'ora il pomeriggio, siccome la musica la collego sempre al posto di guardare la TV. Esatto, che non fa mai male. Ce l'ascoltiamo. Solo vaso di gerani dove si ferma il treno, è un unico lampione che si spegne se lo guardi, e più delle volte non c'è ad aspettarti nessuno, perché è sempre troppo presto o troppo tardi. Non scendere, mi dici, continua con me questo viaggio. Così sono lieto di apprendere che hai fatto il cielo e milioni di stelle inutili come un messaggio per dimostrarmi che esisti, che ci sei davvero.
ma non è che tu ci sia o non ci sia. Il problema è la mia vita, quando non sarà più la mia. Confusa in un abbraccio senza fine, persa nella luce tua sublime, per ringraziarti non so di cosa e perché. Lasciami questo sogno disperato d'essere uomo, lasciami questo orgoglio smisurato di essere solo un uomo. Perdonami, Signore, ma io scendo qua alla stazione di Genova. Alla stazione di Jima qualche volta c'è il sole, e allora usciamo tutti a guardarlo, e a tutti viene in mente che cantiamo la stessa canzone con altre parole, e che ci facciamo male perché non ci capiamo niente, e il tempo non si innamora due volte di uno stesso uomo. Abbiamo la consistenza lieve delle foglie, ma ci teniamo la notte per mano stretti fino all'abbandono, per non morire da soli quando il vento ci coglie. Perché vedi, l'importante non è che tu ci sia o non ci sia, l'importante è la mia vita finché sarà la mia. Con te, Signore, tutto così grande, così spaventosamente grande, che non è mio, non fa per me. Guardami, io so amare soltanto come un uomo. Guardami, a malapena ti sento e tu sai dove. Avete ascoltato la stazione di Zima, lui ovviamente è Roberto Vecchioni, la scelta è Vincela, il nostro ospite di oggi, che ci sta raccontando la sua mostra di domani, che inizierà domani con il vernissage alle 19 allo Spazio Ru in via Paga qui a Benevento, tra l'altro allestita da Archi Attack, sì. Che oggi è qui rappresentata dal nostro Gianluca, che poi è anche patrimonio, nonché co-conduttore, nonché colui che soffre per amore in radio. Figurati, tutto. Cioè, poi dice il conflitto di interessi, vedi? C'è sempre. Allora, Vincela, hai scelto la stazione di Zima, ci hai anche parlato di Pessoa a microfoni spenti, argomento che io tratterei per tutta la puntata, ma non posso. Varrebbe la pena. Posso invece dirvi che domani sono oltre 20 tele, giusto? Che esporrai, sì, sì, domani. Oltre 20 tele, sì. E tra l'altro io ho dato un'occhiata, ovviamente ancora non live, ho visto qualche foto così in giro per internet, e la tua arte a me ricorda ovviamente un po', come dire, le visioni di Schiele, se non di Klimt, comunque insomma, credo che qualcosa da lì venga. Dici di non capirne. No, non capisco niente, ma perché non ho attestati che lo possono confermare, ecco, però ho girato un po' nella mia vita, ho visto anche Klimt, insomma, live in un museo in Austria, cioè mi sono anche io fatto un giro nell'arte che adoro, tra l'altro molto mi rimanda anche Munch, non so, comunque, voglio dire, l'emarginazione in genere è sofferenza, adesso che uno ce la voglia vedere o meno, ci sta sempre, voglio dire. E, ma chi sono, diciamo, gli emarginati che tu hai voluto immortalare? Alcuni sono presi dal vivo, personaggi proprio esistenti, del paese in cui vivo, che è Montesarchio, nonché Tufara. Poi Tufara si divide in 5 comuni, io sono il comune, ultimo comune, che va verso Montesarchio, e sono dei muratori, ex muratori, oppure dei signori semplicemente in pensione, che qualcuno ha avuto dei problemi fisici legati al lavoro, degli infortuni sul lavoro. L'ho schizzato così dal vivo, poi l'ho reso i quadri, perché sarebbe stato meglio che loro avessero fatto i modelli, insomma. Certo. Però non hanno tutta questa pazienza di. No, neanche io in plan air mi posso mettere sull'Appia, immagino uno sull'Appia che dipinge.
sarebbe anche rischioso, certo, che passano macchine a 200 all'ora. C'è molto della fotografia anche in questo modo poi di realizzare un quadro. Sì, sì, ma i ritratti sono fotografici, so, insomma, certo, certo. Si mette a tre quarti, si mette dritti, insomma. Però io la fotografia la uso molto. Hai principalmente analizzato del marginato del 2012. Sì, sì. Alcuni marginati mi vengono così, semplicemente avendo fatto molti personaggi, allora li faccio così di schizzo, così potrei farlo qui, insomma, per dire. Certo. E poi da quell'idea lo sviluppo, lo faccio grasso, magro. Quindi comunque hai anche approfondito poi la conoscenza di questi che tu reputavi essere tali. Sì, no? Sì, io parlo tutti i giorni con certe persone che sono non po' loro invitati, ma non possono venire o non vogliono venire a queste cose. Non se la sentono. Non se la sentono, persone così riservate. In quanto a riservatezza sono molto, insomma. Non hanno nulla da invitare i borghesi, perché sono comunque penso sia stato anche un bel lavoro, diciamo, sociale, in conoscere anche tutte queste persone. Sì, ma io lo faccio sempre, io vado in giro per conoscere persone, per confonderci, per stare insieme con i cosiddetti normali, i cosiddetti matti, i cosiddetti. Tra l'altro non è la tua prima esposizione, già esposta in altri luoghi. Ho fatto poche mostre, ho deciso sempre di farne poche, ma L'ultima che ho fatto è stata la Rocca dei Rettori nel 2010, più o meno l'argomento era quello lì, un po' più. Ecco, quali sono stati gli altri argomenti, se ce ne sono, che hai trattato oltre il disagio? L'altro argomento, che era Genomenos, che era comunque il divenire, no? Il divenire in arte, era il mio divenire perché era la mia prima personale da quando faccio arte, e divenire anche della storia, un po' della politica che è diventata, insomma, quella che è diventata, divenire di una mamma che ammazza un bambino perché non ha i soldi, insomma, sempre argomenti tra virgolette pesanti, ma sempre con un occhio alla speranza, quella che è il futuro, perché anche in questa mostra mescolarci i sani e i pazzi sarebbe una cosa bellissima, distendere questo lenzuolo all'infinito dell'animo e volerci abbracciare. Quante volte ci abbracciamo tra noi? Oggi ho abbracciato lui. Vabbè, nessuno è perfetto, Vincenzo, non è che lo devi dire in radio. No. Scherzo, ovviamente. Si riferisce ovviamente all'abbraccio a me. A lui, sì, infatti. L'emarginato. Per antonomasia. Oggi è emarginato per amore. Che tecniche usi per realizzare? Uso colori poveri, tempere per la maggiore, perché facendo formati grandi non potrei usare l'olio. Certo. Anche perché non ho queste potenzialità economiche. Beh, oltre che per esigenza, che poi è anche esigenza quella che intendo io, però immagina anche colori poveri, immaginazione, è tutto, diciamo, anche collegato, se vogliamo, in un certo Troviamoci senso. Un filo, un nesso. Ce lo voglio mettere io, va. Vorrei usare l'olio perché sarebbe quello che mi è più congeniale, però. Poi scombina. Certo. È pieno d'olio. Poi dovrei fare i borghesi, dovrei fare quelli belli. Insomma. Meglio evitare. Hai ragione. Allora, noi dobbiamo fare una breve pausa, però prima il nuovo dei Maccabis, conosci Patrimonio? No, lo faccio conoscere io, si chiama Went Away, spot e poi torniamo per la seconda mezz'ora di RCP con Vincela, che vi ricordo da domani, presso Spazio Ru, non mancate, via Paga.
Sono Gigi Proietti per l'UNICEF. Una cosa importante. Ancora oggi nel mondo, per malattie prevenibili e curabili, muoiono 22.000 bambini ogni giorno. Noi vogliamo arrivare a zero. Basta anche un semplice vaccino per salvare una vita. Con 2 euro l'UNICEF vaccinerà i bambini contro polio, tetano, morbillo. Invia ora un SMS o chiama da fisso il 45505. 45505 per l'UNICEF. Radio Città Benevento è anche nel web. www.radiocittà.net. News aggiornate costantemente. Attualità, cronaca, politica, arte, cultura, video e reportage. Radiocittà.net è musica. Recensioni, eventi live, interviste e i podcast dei programmi di Radio Città Benevento. E poi web radio e web TV in real time. Radio Città Benevento ti aspetta anche online. www.radiocittà.net. Cosimo Lombardi Viaggi. Cosimo Lombardi Viaggi. Crociere, viaggi di nozze, soggiorni in Italia e all'estero, viaggi di gruppo, viaggi studio, biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. Siamo a Pietrelcina, Benevento, via Nazionale 1. Telefono 0824 99 11 45. Benevento, centro commerciale I Sanniti. Telefono 0824 47 436. E prossimamente in altre città. Hai già prenotato albergo, sdraio, ombrellone, lettino e pedalò? Hai ricontato 3 volte maglie, camicie, pantaloni, costumi e biancheria prima di chiudere la valigia? E poi hai contato 3 volte anche quella? Hai ricontrollato ogni giorno meteo per... Tu sei pronto per andare in vacanza. E la tua Mercedes-Benz? Portala dal tuo service di fiducia per il Summer Check. I nostri tecnici effettueranno gratuitamente tutti i controlli necessari per farti affrontare l'estate in pieno relax. Motor Sud SRL, concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, Torre Cuso, Benevento, Contrada Torre Palazzo. Telefono 0824 874704. Da oggi c'è Archimede. E con Archimede risparmi fino al 25% sui costi della bolletta dell'energia elettrica. Archimede va installato subito dopo il contatore e con Archimede risparmi energia. Archimede è partner di Radio Città e per informazioni chiama il numero 0824 31 36 73 o 339 44 55 829. Vedere è ABO. ABO? Certo, Andrea Balestrieri Ottico. ABO, un acronimo di garanzia per la tua vista. A Benevento, oggi come ieri, l'ottica è Balestrieri. Marche prestigiose, eleganti e di qualità. Occhiali da sole e montature a partire da 30 euro. Ottica Andrea Balestrieri, via Bartolomeo Camerario 2226, Benevento. Telefono 0824 42 183. L'ora esatta di Radio Città. Esatto, che ore sono? Sono le 18 e 41 minuti. Caro il mio patrimonio, e ovviamente Radio City Planet continua in modalità patrimoniale. Radio Città, Benevento. Tra un po' torniamo per raccontarvi ancora la mostra di Vincella da domani in Via Paga. Adesso invece mettiamo la nostra hit. Quella allora, è l'ultima puntata, andrebbe passata come regole, quindi. E quindi ce la fai tu, fai tu. Che ascoltiamo? Ascoltiamo il Datamatto con il Cantico delle Creature, ecco. La dedico a mia nipote Angela che la canta fantastico tutti i giorni con me in macchina. Esatto, ce l'ascoltiamo, per noi la hit di questa stagione. Siamo qui fra consuete cose sepolti, nessun mondo, la luna bagna il canto ai contadini. Thank you.
noi è stato il pezzo del 2012 dall'album del 2011. Tormentone, sì, per noi è un tormentone, il cantico delle creature. Tra l'altro abbiamo anche provveduto a immortalare il patrimonio mentre scudettava, esatto. E abbiamo mandato tutto il materiale video ai Da Matto, che adesso lo riconoscono per strada. Fantastico. Mi fermano per strada per salutare. Grazie, grazie. È capitato che uno dei Da Matto che sono di Senigallia sia venuto a suonare a Benevento e ha detto: "Ah, oh, c'è sta un tizio". Ha incontrato Gianluca, non sapendo che Gianluca fosse il tizio del video. E quindi siamo usciti a Taralucci e Vino, giusto? Come al solito. Come al solito. Va bene. Tornando a noi, tornando a Vinsella e alla sua mostra di domani, ragazzi, non mancate, ve lo ricordo, presso Archi Attack dal 16, domani il vernissaggio alle 19 e fino al 14 di luglio in uno spazio ad hoc che si chiama Spazio Ru, che è praticamente azzeccato a dove stai. Volevo precisare che prima rispetto ai colori, no? Sì. Ah, giusto, bravo, preciso. I colori acrilici, Vinsella riesce comunque a dargli delle... delle tempere, con le tempere riesce a fare comunque delle sfumature che, cioè voglio dire, ho visto fare solo con l'olio, insomma, che è difficilissimo sfumare con le tempere. Come dicevo prima, io non ne capisco molto, ma... è una precisazione che va fatta, perché è vero che si usa questa pittura povera, ma lui la fa, la utilizza come se fosse un olio, quindi insomma, con una sua tecnica speciale, cioè veramente non so come faccio. No, ma anche perché se non era così, mica lo invitavamo in radio, Vinsella. Diluisce col vino, forse. Uguale. Allora, domani al vernissaggio, ma come credo per l'intera mostra, adesso non lo so, ditemelo voi, verrà proprio proiettato Nostalgia. Sì, Nostalgia di Tarkovsky, giusto? Tarkovsky, ho detto, sì. Sì, proprio la parte più importante, cioè sì, la parte che il discorso del colle a Piazza del Campidoglio sul cavallo di Cesare. Sì, sul cavallo di Cesare, che poi alla fine si dà fuoco. Vabbè, non raccontiamo come tutte film, le verità. Diciamo. No, c'è qualcuno che vuole vedere Nostalgia, Ma no, ma noi proietteremo solo questa parte qua, che poi è la parte che più ha simulato Vincenzo. Abbiamo fatto una... È stata la famosa scintilla, no? No, abbiamo proiettato lui sul cavallo. In realtà abbiamo Pier Giorgio, che bene conosciamo. Un noto montatore, Pier Giorgio. Ha messo una scena del film sotto il discorso di Tarkovsky. Però non è la scena che riguarda che è sfalsata la scena con il discorso. Prima parlavamo di come si utilizza anche quella che è la vera arte per poi farci, diciamo così, i soldi su, ecco, con l'arte altrui, no? Parlavamo di come Klimt è finito sui puzzle, in qualsiasi stampa che tu puoi acquistare in un negozietto cinese o giù di lì, no? Ecco, insomma, voglio dire, Vinsella, voglio dire, non c'è disagio pure in quello adesso, l'emarginazione, cioè, in un certo senso magari sì. Infatti non parlo solo di emarginazione, quella classica, quella da barbone, da grassone, obeso, da chi, insomma, dei problemi fisici e quant'altro. Parlo proprio di emarginazione, quella culturale, quella, insomma, che emargina anche radio come queste, come pittori di un certo modo, come... soprattutto nella nostra piccola città, nei nostri... Tu hai comunque avuto modo di confrontarti anche con altre realtà in ambito artistico, no? No, non sono molte le realtà. La differenza c'è, è vero, cioè siamo noi che è ancora il paese Italia. Sì, è il paese Italia, sì, che... È un sistema che ancora non ci fa arrivare al punto di poter apprezzare l'arte fino in fondo, o quantomeno darle lo spazio che merita. Ma no, che non vogliamo essere noi stessi, e quella è la cosa più grave. Non abbiamo, secondo me, il gap, perché altrimenti cadiamo pure noi nello stereotipo, nel dire noi siamo arretrati perché per taluni motivi che ci contraddistinguono. No, noi siamo arretrati perché non siamo noi stessi. Il discorso è questo, secondo me è semplice. Tant'è vero che quando io voglio sembrare quello che non sono, anche nell'arte divento banale, stupido. Così è per tutti noi, vogliamo sempre sembrare. Tu sei di Benevento, fai questa radio a Benevento e la radio funziona. Non siamo la succursale di Milano, di Londra. Infatti. Questo è importante, secondo me, perché se abbiamo delle menti, io ho conosciuto persone che non hanno nulla da invidiare a quelli di Milano piuttosto di Berlino. Diciamo che è pure una questione anche di epoca un po'. Dobbiamo essere noi stessi, secondo me, io credo nell'essere se stessi. Precisiamo anche che poi i quadri di Vinsella, questi che esponiamo in questa mostra da domani, sono quadri creati ad hoc per questa manifestazione, insomma, per questo evento. Sono pure 25 tele create. Ripeto, anche la scelta del luogo che abbiamo scelto insieme a Vincenzo, proprio apposta in questo luogo emarginato, cioè che la città ha dimenticato, che prima era un luogo di produttivo commerciale della città, adesso è un luogo, quindi un luogo abbandonato, un luogo dove che la città si è dimenticata di avere questo posto. È anche quindi un monito per le istituzioni. È un monito per le istituzioni, far... Certo. Cercare di... Sì, far vedere anche, che ne so, cioè la possibilità di...
di tornare indietro, cioè così come tornare indietro con le, come dicevamo con Vincenzo, cioè sostituire, che ne so, i dirigenti con i pazzi, diciamo, queste queste cosiddette, no, anche con i grassi, magari con i pazzi, con i grassi, con chi vogliamo noi, con gli emarginati, e così vogliamo riportare la nostra architettura, cioè vogliamo tornare indietro, fare un passo indietro e arrivare al bivio che abbiamo sbagliato, perché sbagliato qualcosa, e quindi poi magari cercare di imboccare la via giusta, riprendere quella giusta, neanche farlo apposta. Insomma, il posto è decentrato, noi abbiamo l'abitudine nella nostra città di centrare, di centralizzare le cose, cioè di portarle in quel determinato locale piuttosto che in quel determinato posto. Allora tutti confluiamo, già siamo molto pochi, se confluiamo nello stesso punto, insomma, facciamo morire altre zone. Beh, certo, come no, la loro zona non è il corso, però non ha il suo perché. Ci sono delle case popolari, poi ci sono dei capannoni dismessi, poi architettonicamente può avere un perché, che non sempre è vero che c'è l'arco di Traiano, poi c'è il corso e sia bello, altrimenti pure questo è decisamente una zona emarginata, quella della nostra città. Ci sono dei palazzi di fronte al loro studio, anzi un po' più avanti nel bivio lì che va verso il consorzio agrario, c'è un palazzo che secondo me risale, come l'insegna, epoca fascista, con dei balconi molto belli, andrebbe ripreso, perché sta fatiscente, perché non fare lì qualcosa, anche perché disturbiamo di meno la gente che vive nel centro storico, che vorrebbe riposare, una tanto città lamenta, qui, si lamenta. Vabbè, stare, invece le mostre, bene o male, insomma, non durano tanto purtroppo, però però anche per fare altre iniziative, certo, perché poi l'arte spazia a 360 gradi. Ah, come no. Comunque, in sala, una cosa che ho notato io, in questa mostra che partirà domani, ci sono molte persone anziane, o comunque volti, se ho notato male, di gente un po' avanti con gli anni. Io ci ho visto anche, come dire, il senso della dignità nell'invecchiare, anche cosa che ultimamente la comunicazione che dicevamo prima un po' ce l'ha fatta perdere. Vero, no? sì, c'è, ho fatto anche questo. Sì, perché anche l'anziano va accompagnato, insomma, perché lo mostri anche con una certa dignità, senza... Il problema è che molto spesso gli anziani formalmente vengono presi come un esempio, per dire, cioè, ha esperienza. Non è vero, l'anziano è uno come noi, che può essere immaturo a 90 anni e quindi è emarginato. L'altro giorno assistevo a una scena, che c'era un anziano che io conosco bene, faceva il custode in una istituzione, quindi non è che lavorava molto, voglio dire, certo, sappiamo queste cose, forse anche politicamente aiutato, e lui si profetizzava un grande lavoratore e diceva ai giovani: non avete voglia di lavorare. Questo non è vero. Quindi questo crea un po' emarginazione e distanza tra quello che è il giovane e il vecchio, e quindi ci emarginiamo a vicenda, dovremmo avvicinarci. Quindi ho dato voce a queste persone, che sono voci inutili, voci che infatti poi parlano sempre in questi luoghi, o nei pullman, o nei bar, e dicono questa cosa, che il giovane lo sente due minuti, dice, vabbè, e poi si crea. E poi creano anche disagio, perché loro, insomma, non educano, non vengono educati, da quel che non ci conosciamo, non abbiamo distanze enormi tra giovani, vecchi. Come no? Beh, manca in effetti un po' anche la comprensione. Fatto queste persone anziane, perché la maggior parte delle persone che verranno penso siano giovani. Ce lo auguriamo. Gli anziani li abbiamo lì. Quindi faremo un incontro. Tra un po' torniamo. Sarebbe meglio averli da lì, certo, vivo, però. Per salutare Vincela, anche perché sono quasi le 19, e caro il mio patrimonio, dovevi aggiungere qualcosa o continuo? No, andiamo. Ok, andiamo avanti. Ha detto tutto benissimo. Beh, certo, sembra lui l'artista, guarda un po', incredibile. Guarda caso. Salutiamo Eddie, che è a Milano, per lui Vertigo, ovviamente degli U2, e poi torniamo. Ciao. Your eyes are wide, and though your soul, it can't be bought.
Avete ascoltato Vertigo, sono U2 per Eddie che è a Milano, che ringrazio perché mi ha pure ringraziato per aver sbatacchiato il video sul gruppo in Facebook di Radio Città Benevento. Fate anche voi le vostre richieste, i contatti sono sempre gli stessi, 18:58. Prima di andare in pubblicità fatemi salutare Vincella che è stato con noi a raccontarci la sua mostra di domani, che ricordo ancora presso lo spazio RU in via Paga a Benevento, da domani alle 19 vernissaggio con Vincella che vi racconterà ovviamente volentieri le sue opere, che sono, come detto, come fulcro di questa sua mostra c'è l'emarginazione, che poi, come vi abbiamo raccontato in quest'ora, spazia da diversi ambiti e temi, e oggi insomma è facile trovarne. Detto insomma opere realizzate ad hoc per questa mostra. Dimmi. No, ringrazio te Mario, ringrazio Radio Città. Piacere. È stato un piacere stare in radio, era la prima mia, così tra virgolette, uscita in radio. La tua prima in assoluto. In sì. assoluto. Anche perché poi raccontare l'arte in radio, soprattutto visiva, non è facile. Ma poi figurati che mi sopporterebbe in tutte le radio. Sentirò un chiodo come mi hai detto. Addirittura. No, ma pure tornare qualche volta a dire quello che ti fa. Ah sì, ormai sei entrato la prima volta e hai lasciato, diciamo, lo zampino, quindi sei il benvenuto. Sarebbe, quando vuoi. Sarei onorato. Di... Fino al 14 luglio, ve lo ricordo ancora, c'è la mostra di Vincella, che tra l'altro poi prenderà anche altre vie, la porterà in giro, sarà una cosa generata solo. A seguito, okay. Cosa molto... di solito si fa il tour, ma io non posso prendere una chitarra con Gianluca per fare il tour degli emarginati, io esatto. E lui. Senti, emarginato numero uno, ma il tuo Soffri per amore ce lo dici così al volo, senza che volo, sì. Sì. L'ultimo della stagione. Zero. Ah, oh, dai, davvero, non ci credo. Equilibrio zero. Totale. Oggi soffre zero per amore. Vabbè, l'ultima puntata, l'ho detto, dai, che ci sarebbe stato. Partono anche gli applausi finti, guarda, fantastico. Allora, vi ricordo ancora, Vincella da domani presso Studio RU, non mancate, in via Paga, fino al 14 di luglio, la sua mostra sull'emarginazione. E, beh, cioè, molto sagni, ovviamente, nei tuoi dipinti, visto che da lì hai attinto per la maggior parte. No, in realtà ce n'è poco, cerco di snellire, perché bene. Non è che non mi piace il sagno. No, figurati. Ce l'ho sempre avanti quindi quello è, va bene, grazie a Vincella. Ah, c'è anche un sito, vincella.com, giusto? Dove sì, uno si può sì, documentare e trovare, è da aggiornare però. Ah, vabbè. C'è comunque, potete trovare tutti i riferimenti, gli altri sul sito di ArchiAttack. Chiaramente poi sul sito ArchiAttack c'è la pagina dedicata a Vincella per la mostra su Facebook, ci sta ArchiAttack.com. ArchiAttack.it. Ok, è il tuo il sito, sai, non è... Sì, ArchiAttack.it, poi ci siete, ripeto, su Facebook, su Twitter, sulla pagina di Vincenzo di Facebook, sul suo sito, sul nostro sito, insomma. Poi volevo approfittare dell'occasione per ringraziare i ragazzi, ArchiAttack. Mi associo. E noi ringraziare te, ovviamente. Orru a Torino, Orru che ci ha dato lo spazio. Cosimo, lui, che non, mi ricordo, che non mi ricordo come si chiama. Era una... che c'era prima dello spazio RU, prima che diciamo fosse dismesso? Prima dell'ultima dismissione, cioè, c'è stata una ferramenta. Prima ancora c'era un deposito, prima ancora era proprio un opificio tutta la zona, tutto quell'isolato lì. Tanto avete realizzato cosa che non abbiamo detto in maniera molto essenziale, diciamo, all'interno. Sì, abbiamo lasciato i muri vivi un po' come c'erano, però ripulito, abbiamo lasciato il pavimento, cioè, così come stava, insomma, l'abbiamo un po', diciamo, rigenerato dal punto di vista, cioè, con piccole mosse, con semplicità, proprio per far capire che non c'è bisogno per forza di grossi investimenti economici per riprendere degli spazi della città, non per forza, voglio dire, ci vogliono i milioni di euro, le cose possono migliorare anche con sì, poco, sì, insomma, abbiamo speso pochissimo, abbiamo speso poco, una saccaretta di rasante, qualche pennello e giù di lì, bidone di pittura. Diciamo che dall'immaginazione possa nascere qualcosa di bello e altrettanto importante, è lo scopo. Cioè, il nostro scopo è dimostrare che si può cambiare, che si può migliorare, si può crescere meglio tutti insieme. E in questo, in genere, il traino dovrebbe essere proprio l'arte. Ci si diverte quando non ci sono degli interessi di sorta, ci si diverte di più. È vero che il tema dell'immaginazione, però vi siete divertiti a raccontarlo. Sì, a raccontarlo, ci siamo divertiti a preparare il tutto. Io sono sicuro che molti di voi che l'andranno a vedere si divertiranno pure. Ci siamo conosciuti meglio, ci siamo affiatati, abbiamo scambiato opinioni, insomma, voglio dire, è sempre crescere, fare qualcosa. Beh, l'arte è quello, ecco. Serve a crescere, sì, sicuramente. E quindi crescete pure voi domani, ragazzi, tutti allo spazio RU, non mancate. Esatto. Io vi ricordo che, ringraziando ancora Vincella e il patrimonio, che poi tornerà a settembre, pur sì, di rimandare, ci risentiremo. Meno che non faremo qualche incursione, poi non vi anticipo altro, non vedremo, mancherà. Vedremo, cioè, anzi, ascolteremo. dicevo, dopo c'è l'intervista a Giorgio Prete degli After Hours, ma prima facciamo ascoltare a voi che siete sintonizzati una novità, tra l'altro è uno dei dischi che sta passando di più nelle varie web TV e soprattutto TV musicali che ci sono. Si chiamano Bastian Contrario, dal loro ultimo album 2 il contrario di 1, che penso ci stia pure a tema con quello che abbiamo raccontato oggi. Ascoltiamo Amore distratto. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie a te. Che so soffrirvi do lasso di tempo al di sopra di una grovia si dietro.
veloce come